Roberta Garbuio è l'assessora alla cultura del comune di Castelfranco. Ci spiega il senso di questa operazione? Sì, buongiorno a tutti. È un'operazione memorabile per la città di Castelfranco Veneto e ha da diversi punti di vista. In primis, permette ai cittadini la restituzione di un palazzo che da molto tempo è rimasto chiuso e soprattutto dà un volto nuovo alla città di Castelfranco Veneto. Insieme a che cosa? Alla nuova sede del conservatorio, al futuro auditorium e a tutti gli altri siti culturali già esistenti. Matteo Melchiorre, direttore del Museo Casa Giorgione e curatore della mostra allestita a Palazzo Soranzo Novello. Come nasce questa mostra? Questa mostra nasce dalla volontà di restituire alla città questo luogo e abbiamo pensato di farlo con una mostra che è un'iniziativa che ha tre elementi: la prima è esibire, la seconda documentare e la terza recuperare. Con esibire portiamo qui una vasta scelta, quasi oltre 350 oggetti dalle collezioni civiche museali di Castelfranco, per presentare alla città questo grande, enorme deposito di oggetti d'arte e di beni culturali della città. Con documentare, l'artista Daniele Costa propone una sua inedita interpretazione di questo luogo, una tensione veramente pazzesca. La terza operazione, recuperare, che è in corso di completamento, riporterà qui un importante affresco datato 1496 che stava in questo palazzo e che nell'ambito del fallimento dell'istituto bancario che qui aveva la sede è stato portato via dalla città, ma tornerà qui entro l'estate. Giuliana Zanella, curatrice dell'allestimento di questa mostra che apre il 16 giugno a Castelfranco a Palazzo Novello, ex sede della Banca Popolare. L'allestimento, che idea le è arrivata per comporlo? Nasce da un dialogo, fra gli spazi della banca, le strutture che vi sono esistenti, l'idea del recupero delle strutture, non solo per un punto di vista del risparmio, ma per conservare la presenza del tempo dell'edificio. Per esempio, questo tavolo nasce così. Le gambe sono due tavoli recuperati dai piani superiori della banca. Ho costruito solo questo piano, che come vedete, che ospita la collezione Raio. Ho recuperato la singola immagine della coperta della Madonna del Giorgione, l'ho itterata e è nata questa tovaglia. Quindi il lampadario, per esempio, era in uno scatolone. Quindi il mio tentativo era quello di recuperare tutto quello che era recuperabile in questo ambiente. Un altro esempio che posso fare sono le due stanze che erano due uffici dei bancari. Ho conservato i tavoli degli uffici su cui ho collocato le collezioni, integrando però con degli elementi architettonici molto forti. Daniele Costa, autore dell'installazione video che accoglierà i visitatori della mostra allestita negli spazi dell'ex Banca Popolare di Vicenza a Castelfranco. Sì, beh, buongiorno a tutti, grazie mille. E come diceva Alessia, siamo in un luogo assolutamente straordinario, rimasto immobile per svariati anni, sede dell'ex Banca Popolare di Vicenza. L'installazione video si muove su un tempo che si consuma velocemente, intriso tra questi due palazzi, Palazzo Novello e Palazzo Soranzo. È un'opera che si capovolge su se stessa e racconta un vuoto che permane ma che ci fa abitare in qualcos'altro. E a quest'opera ha lavorato una squadra fantastica e ringrazio tutti, è stato bellissimo lavorare a Castelfranco Veneto, a casa mia, diciamo.